Questa è una coltivazione in vaso, in terrine da balcone, di una essenza spontanea che è la Portulaca oleracea. È una pianta che cresce spontanea durante il periodo estivo nei terreni incolti, ma anche nei terreni coltivati che presentano una certa umidità, ed è una pianta che si presterebbe anche ad un uso commestibile umano, perché può essere utilizzata nelle insalate miste perfettamente edule, ma nella fattispecie questa coltivazione è stata realizzata per un uso ornitologico per fornirla ai fringillidi durante la fase riproduttiva e dell'alimentazione dei nidiacei. È una pianta che in Italia non viene coltivata, non sappiamo se lo sarà mai, ma nei paesi arabi viene coltivata e posta in vendita nei fruttivendoli, nelle rivendite di prodotti alimentari da utilizzare per l'alimentazione umana, nelle insalate, eccetera. È una pianta molto interessante dal punto di vista del contenuto nutrizionale, perché 100 grammi della pianta verde contengono 494 mg di potassio, 1320 mg di vitamina A, quindi il contenuto di vitamina A è notevole. 65 mg di calcio, 68 mg di magnesio, 21 mg di vitamina C, non ha colesterolo, è totalmente priva di colesterolo e poi ha un contenuto modesto di proteine vegetali, 2 grammi, 100 grammi di prodotto verde. È una pianta che fa dei fiorellini gialli e poi dopo da questi fiorellini vengono fuori dei semini che è tutto sommato molto semplice da coltivare anche in casa, su balconi, terrazze, si adatta ad ogni terreno, l'essenziale è che sia sufficientemente umido e concimato. Alla prossima, Francesco Chieppe, il portale italiano dell'ornitofilia www.verdiardesia.com.